Finisce in parità per 3-3 il primo round fra Pescara e Feralpi in una gara dalle mille emozioni, con i biancazzurri capaci dell'ennesima rimonta ma costretti ora a vincere a Salò per arrivare al secondo turno nazionale della pool promozione. Resta la macchia di 7 gol subiti in 3 gare casalinghe, dove il Delfino non è mai riuscito però a vincere. Zauri, rispetto al match con il Gubbio, manda in campo dall'inizio gli Anes, Nzita, Memusciai, Ferrari e Rauti. I lombardi di Vecchi giocano con il 4-3-1-2, in campo l'ex pescarese Bacchetti. Buona presenza di tifosi all'Adriatico, dove dirige Carella di Bari, di fronte a 4.000 spettatori. Partenza aggressiva del Delfino, che al sesto, al primo affondo, passa. Ferrari conquista con caparbietà un angolo, con Pontisso che dà la bandierina a pennella a centro area per Memusciai, che di testa salta quasi indisturbato mettendo il pallone alle spalle del portiere De Lucia per l'1-0 abruzzese, che fa esplodere l'Adriatico Giovanni Cornacchia. Buono l'approccio dei ragazzi di Zauri, che corrono un brivido al 14° con il tiro di Spagnoli, che fa terminare il pallone di poco sopra la traversa della porta difesa da Sorrentino, che però al 21° non può nulla con il colpo di testa di Spagnoli, che su punizione di Di Molfetta fa 1-1. Nuova parità fra Pescara e Feralpi, con gli ospiti che si caricano e che si rendono pericolosi al 28° con il cross di Bergonzi e il colpo di testa di Spagnoli, che manca di poco il bersaglio grosso. Ci provano i padroni di casa in un match equilibrato e che vede le due squadre attente a non scoprirsi. Al 39° Pontisso prende la mira dei 20 metri, non inquadrando però lo specchio della porta ospite. Poi più nulla fino al 45°, quando arriva il doppio fischio di Carella, che manda i giocatori di Pescara e Feralpi negli spogliatoi. In avvio di ripresa, al secondo Pontisso in area mira l'angolino trovando la respinta ospite. Al terzo Pompetti commette fallo sulla tre quarti e prende un giallo pesante che lo costringerà a saltare la gara di ritorno. Le brutte notizie non sono però finite, perché dopo 2 minuti Di Molfetta si inventa una grande giocata segnando il gol del vantaggio. Feralpi, che dopo essere andata sotto, ora conduce per 2-1 con il match che si fa maledettamente in salita per il Pescara, che paga la costanza di tanti gol subiti. I tifosi biancazzurri non demordono, incoraggiando i propri beniamini. Al 10° Pompetti prende la mira dalla distanza, sfiorando i pali della porta lombarda, ma i biancazzurri si dimostrano di burro in difesa e al quarto d'ora, su angolo di Di Molfetta, è legati a insaccare di testa alle spalle di Sorrentino. Si fa dura, durissima per il Pescara, che però ha la forza di segnare al 19° con il caparbio neoentrato Cernigoi la rete del 2-3, che tiene in vita il Delfino. Le due squadre si allungano e al 23° Guerra segna il gol del 2-4, ma in fuori gioco con Carella, che giustamente annulla. Ma le emozioni non finiscono più all'Adriatico Giovanni Cornacchia, visto che Rauti al 29° su assist di Cernigoi a 2 passi da De Lucia non sbaglia e fa 3-3, andando ad esultare sotto la Nord. Il gran cuore della squadra permette al Pescara di trovare così un pareggio insperato ma sicuramente meritato. Dopo Pompetti arriva il giallo anche per l'altro diffidato De Risio, che come l'ex interista sarà costretto a saltare la gara di ritorno. Si arriva così agli ultimi minuti di gara con Siligardi, che al 44° chiama Sorrentino al salvataggio in angolo prima del convulso finale, in cui il Pescara prova il miracolo che ora occorrerà giovedì 12 maggio alle 20:30 all'Otturina di Salò, dove Sorrentino è compagni saranno chiamati a vincere per non salutare anticipatamente i playoff e chiudere così la stagione.